Ciao, benvenuti a questo video in cui andremo a vedere un po' più da vicino attraverso l'utilizzo delle carte come strumento di analisi spettroscopica delle energie dominanti, quello che è il passaggio energetico dalla eclissi parziale, lunare parziale nel segno dei Gemelli del 30 di novembre e la prossima successiva eclissi solare totale nel segno del Sagittario del 14 dicembre. È iniziata la stagione delle eclissi sull'asse nodale Gemelli-Sagittario e diciamo che l'apertura ufficiale di questa stagione è collocabile nella luna nuova in Scorpione che abbiamo avuto immediatamente prima che avevamo avuto immediatamente prima della luna piena in Gemelli con l'eclissi penombrale. Da questa luna nuova in Scorpione, in cui si è, diciamo, impiantato nel terreno del campo anche a livello elettromagnetico terrestre, quello che è la semiotica anche da un punto di vista di simboli e la semantica da un punto di vista della comunicazione del passaggio energetico che intensificherà verso la fine di questo anno e per tutto il prossimo anno in cui attraverseremo una intensa, come dire, maratona energetica. Ora, quello che si porta all'attenzione collettiva proprio in previsione, più che in previsione, considerando, in considerazione di quelli che possono essere poi i movimenti in frequenza dei pianeti e i loro piazzamenti da un punto di vista astrologico e astronomico, quello che è l'effetto delle onde, dei raggi che anche le stelle dal canto loro inviano nel campo elettromagnetico planetario. Ecco, quello che ci si porta all'attenzione è la necessità fondamentale di conservare la propria energia e di mantenere un equilibrio termodinamico nel nostro corpo, inteso non solo fisicamente, ma come corpo intero. Corpo di luce, corpo formato da più piani di coscienza, corpo spirituale, corpo mentale, corpo emozionale, corpo fisico, la nostra realtà 3D, il nostro corpo eterico, il nostro corpo di luce, il nostro corpo emozionale, mentale, eccetera. Quindi diciamo in questa proiezione di integrità e di integrazione verso la quale siamo propulsi, spinti, promossi, supportati da parte del piano divino, dell'opera maestra che sottende questi cambiamenti necessari perché possa essere rilegittimata la funzione della umanità come specie all'interno di un piano cosmico. La conservazione dell'energia, il nostro equilibrio termodinamico sono due parametri fondamentali. Quindi gli elementi dell'acqua e del fuoco, da un punto di vista di equilibrio termodinamico, assolutamente vanno bilanciati per quelle che sono le loro connotazioni simboliche, anche sia emozionali che mentali, e l'energia va il più possibile custodita la nostra propria energia, ovvero evitare al massimo le dispersioni energetiche, ovvero l'investimento energetico a vuoto, fine a se stesso, vano, il preoccuparsi di questioni che sono generate dalla nostra insicurezza e da quelle che possono essere le dinamiche di diffidenza, mancanza di fiducia che appartengono alla programmazione preesistente. La programmazione preesistente sta essendo gradualmente sostituita da altri sistemi applicativi, quindi le energie in ingresso, la luce che
ci investe da un punto di vista planetario, l'azione dei pianeti che protagonisti in questo, in questa scacchiera, in questa che si muovono su questa scacchiera per salvare la regina, ovvero in questo caso la Terra, che è un pianeta all'interno del cosmo molto particolare per le sue condizioni, estremamente amato e valutato da un punto di vista cosmico, e la specie umana a cui è affidato naturalmente di conseguenza. Questi programmi precedenti, che sono stati installati dai sistemi di controllo falsificanti, stanno venendo sovrascritti da nuove informazioni, nuovi sistemi applicativi, nuove forme di intervento da un punto di vista collettivo e individuale, e di approccio e di visione della realtà quotidiana, quindi della vita anche quotidiana. E quelli che sono i valori ai quali si era data l'estrema e la massima importanza fino a poco tempo fa, in questi contesti energetici vengono totalmente sradicati, in qualche modo non solo messi in discussione da un punto di vista individuale, determinate questioni al quali noi individualmente potevamo attribuire un certo livello di importanza, ma anche a livello collettivo. Questo cambiamento porta ad una ad un ridimensionamento, una ridefinizione dei valori e del concetto di valore in sé, da un punto di vista concettuale, da un punto di vista più alto. Quindi il valore dell'essere umano, che ritorna al suo ruolo, quindi ritorna in auge da un punto di vista di verità rispetto a l'essere stato soppiantato da falsi valori, da false strutture che si definiscono false in rapporto, non perché siano false in sé, ma perché sono in rapporto ad una verità più grande per quanto riguarda una relatività della visione. E quindi possono essere definite, se non false, se non altro non valide, la loro validità è messa in discussione da questioni di valore che hanno una validità sicuramente maggiore, comprovata e più sincronistica rispetto al presente. Quindi determinati sistemi di valutazione e di valore vengono a diventare anacronistici rispetto al cambiamento energetico in corso. C'è da dire che il 21 di dicembre Saturno e Giove, che si muovono e si stanno muovendo già verso la linea di confine nel segno dell'acquario, saranno congiunti nel segno dell'acquario. Questo porterà ad un lavoro di estrema selezione di proprio nel campo del valore e delle strutture. Quindi Saturno che dice no e Giove che dice sì rispetto a funzionamento di strutture in vigore e attribuzione di valore a queste strutture. Naturalmente questo lavoro di selezione avviene anche ad un livello individuale, e quindi si chiede di mantenere e di cominciare a praticare un certo grado di selezione energetica. Quindi anche ritornando a quanto accennato rispetto alla conservazione dell'energia, saper in qualche praticare, se non altro, la selezione dell'investimento energetico, ovvero dove vado a investire energia e dove invece non è costruttivo, non è funzionale investirla. Sarebbe come dire valutare dove si può avere nell'investire energia un ritorno energetico in termini di guadagno energetico, di guadagno in hertz anche, quindi anche da un punto di vista della frequenza, e dove invece
è opportuno non investire energia, perché si risolverebbe in una perdita, in una fuoriuscita, in una falla, anche da un punto di vista della frequenza. Ovviamente niente è definitivo se non nel presente in cui avviene, per cui la nostra capacità di risintonizzare istantaneamente la giusta calibratura, di quindi di ritarare la bilancia nella giusta equilibratura, diventa fondamentale e ci libera da un giudizio contestuale rispetto a potenziali errori, ci ricorda che stiamo praticando una nuova stiamo praticando nuove frequenze energetiche e un nuovo come dire, una nuova collocazione del nostro essere nella sua totalità all'interno di un campo elettromagnetico che sta cambiando all'interno e intorno al nostro pianeta. Quindi uscendo anche da quelle che sono le vecchie programmazioni relative al giudizio di sé, programmazioni volte alla diminuzione del potere personale, del valore personale, del senso di merito personale, tutto e via dicendo, non verranno chiamate in gioco se questo lavoro di aggiustamento, di rettificazione, nel momento in cui si seleziona un investimento energetico rispetto a un altro, una priorità energetica rispetto a un'altra e meno prioritaria, eventualmente, che si valuta meno prioritaria, e sottolineo valuta e non sto usando il verbo valutare, non il verbo giudicare. Ecco, questo tipo di pratica, che naturalmente in quanto tale prevede la possibilità di errore, la necessità di ripetere il processo, di riequilibrare, di ribilanciare, di riequalizzare, è finalizzata a prepararci a quello che sarà, diciamo, la cavalcata energetica dei prossimi 3 anni, sostanzialmente, fino ad un consolidamento di alcuni, quindi all'acquisizione di alcuni punti chiave e fermi, che diventeranno fermo e pilastro, che diventeranno chiave e pilastri della era, tra virgolette, cioè, metto era tra virgolette nel senso che il passaggio energetico di era in era è assolutamente naturale, quindi anche per non, come dire, mistificare la naturalezza di questo processo di ascensione, di elevazione, come se l'universo avesse acceso una fiamma da un punto di vista metaforico sotto la terra, che diventa mongolfiera e che si eleva da un punto di vista metaforico, andando a rappresentare una coscienza cosmica che si eleva, un nostro allinearci con coscienze più elevate, con frequenze più elevate. Ma nel 2024 saremo ufficialmente nel segno dell'acquario da un punto di vista di Eone, e questi 3 anni servono a è come un triennio di preparazione a quello che sarà poi un grado acquisito e attraverso il quale ci sarà permesso di lavorare in maniera effettiva nel nuovo paradigma. C'è da dire, anche da ricordare, oltre a questa congiunzione importantissima di Saturno e Giove nel segno dell'acquario del 21 dicembre 2020, che durante il 2021 Saturno quadrerà con Urano almeno 3 volte, a metà febbraio, a metà giugno e nella ultima, diciamo, nel tardo, verso la fine di dicembre,
il che porterà da un lato crollo di strutture in maniera anche rapida, veloce e ineluttabile, inesorabile, verso le quali potremmo essere messi di fronte al nostro senso di impotenza al fine di coltivare il nostro senso di potere e di potenza. Quindi potremmo essere messi alle corde, diciamo, da un punto di vista energetico, in quelli che sono ambiti legati al potere di noi stessi, oltre che al valore, come già detto. Il nostro potere rispetto alle nostre vite, rispetto agli eventi, e verremo istruiti ad accettare e impareremo ad accettare quello che non può essere cambiato in quanto appartiene ad un piano più ampio ed impareremo a relazionarci a, come si dice, rapportarci anche con situazioni in cui la nostra parte mentale si trova persa perché non vede una soluzione immediata. Quindi il nostro sistema guida, anche da un punto di vista di rotta, di conduzione, di direzione emozionale, sarà protagonista, in qualche modo tenderà a prevalere per quanto riguarda un'amplificazione delle nostre capacità sensoriali e intuitive. Quindi le nostre emozioni saranno testate, praticheremo le emozioni che rientrano fra i nostri punti deboli. Conseguentemente, in questa pratica potremo essere posti di fronte a dei test che riguardano i nostri stessi punti deboli emotivi, ovvero ci potrebbe essere l'intensificazione di quelle che sono situazioni che in uno stato che fino ad ora, o fino a ieri, o fino al momento in cui si presenteranno, fino al momento precedente, al momento in cui si presenteranno, ci potevano totalmente destabilizzare, impaurire. Potremmo essere messi di fronte a quelle che sono le nostre falle emozionali. Il tutto ai fini di sviluppare appunto questa preparazione del nostro corpo emozionale e quindi di liberarne il potenziale più elevato, più illuminato, più evoluto, che era stato, diciamo, soppresso, quantomeno frustrato o quantomeno castrato da millenni di dominio rettiliano, ovvero di cervello anche rettiliano, a livello individuale. Lotta per la sopravvivenza e per l'autoconservazione. Strutture che si cos sono costituite su questa lotta per per la sopravvivenza e per la conservazione, si sono costituite sulla guerra tra essere ed essere, tra umano ed umano, per il primato. Strutture costruite sulla competizione, sulla disuguaglianza, sulla sproporzione del potere e del potenziale. Tutto questo è destinato a cambiare, ad essere trasformato, e quindi anche il nostro corpo emozionale sta gradualmente entrando, già entrato per alcuni, entrante per altri. In ogni caso sta attraversando un processo di ridefinizione nella verità della sua funzione. E tutto quello che del nostro sistema, del nostro corpo emozionale era stato in qualche modo castrato per far fronte a quelle che erano le pressioni delle strutture energetiche anche circostanti,
che avevano portato sicuramente anche ad un dominio del corpo mentale sul corpo emozionale per far fronte e quindi per l'evoluzione stessa, nella perfezione del piano, perché tutto era previsto, perché tutto era preparazione, perché adesso andiamo a considerare un triennio di preparazione al cambio di eone. Ma si parla di millenni di preparazione, non tanto al cambio di eone verso il quale stiamo andando, per questo dico anche di non passare dall'estremo del mito all'estremo della, quindi non passare dalle stelle alle stalle, sostanzialmente, ma prepararsi sicuramente all'inversione di polarità come strumento della coscienza umana in quanto frequenza, in quanto energia luminosa, in quanto anche energia luminosa e in quanto anche la coscienza umana come campo di azione di onde alfa, beta, delta, gamma e teta, e nelle quali che vengono proiettate e ricevute in una continua comunicazione con quello che è il sistema cosmico e universale. Proprio a proposito di queste onde, vi suggerisco in questo momento di passaggi di focalizzarvi nel momento in cui decidete di un ascolto di brani in frequenza, piuttosto che darvi la frequenza in Hertz, in questo caso vi suggerisco di basarvi sulla ricerca che magari potete fare in YouTube o in altri motori di ricerca su onde alfa e onde teta. Le onde gamma è un altro capitolo che non andrò a innestare in questa sede, in questo momento, in quanto è un processo verso il quale stiamo essendo preparati, ma non siamo ancora pronti a una comunicazione via onde gamma. In ogni caso, detto questo, c'è anche da ricordare che Venere muoverà nello Scorpione, Mercurio in Scorpione adesso diretto, e Venere nello Scorpione sarà anch'essa all'epoca di questa eclissi totale in Sagittario del 14 dicembre. Ora il Sagittario come archetipo del maestro, come archetipo della conoscenza superiore, nonché della conoscenza, non solo della conoscenza filosofica, teoretica, della conoscenza in generale, ma della conoscenza con la C maiuscola, anche quindi della conoscenza superiore, della divina conoscenza. Il Sagittario, come anche collegato alla carta della temperanza, e quindi al tempo divino e alla divina pazienza e la trasmutazione alchemica delle emozioni, e quindi anche la nostra pratica di trasmutazione alchemica delle nostre emozioni, del fuoco in acqua, dell'acqua in fuoco. Il processo di trasformazione dalla terra ad aria è un processo che è già da tappeto, quelle che possono essere le nostre piccole trasformazioni di laboratorio a livello individuale. Quindi il nostro corpo, diciamo, questo passaggio di elemento da terra a cielo, da terra ad aria, è già, dalla terra al cielo, è già in corso a livello energetico, che ne siamo più o meno o per nulla coscienti. Cambiamenti dei recettori a livello di recettori.
nella nostra recettori come anche appunto recettori di frequenze luminose equalizzate su determinati hertz ai quali non eravamo, sui quali non eravamo equalizzati in precedenza, quindi anche un cambiamento a livello fisico, dei nostri sistemi, corpi di luce, ma anche corpo fisico. Cambiamenti e riattivazioni a livello del nostro codice genetico, del nostro DNA. DNA considerato spazzatura che riacquista la sua ufficiale funzione. E quindi anche un ritorno della memoria possibile, ritorno della memoria anche di vite passate, di esperienze passate, di precedenti incarnazioni. Come dire, non vorrei tanto dire riesprimere, ma è proprio un mi verrà questa parola. Rimettere in uso, semplicemente, connettori energetici che erano stati, che non erano stati usati dagli albori della creazione, dagli albori dell'umanità. E quindi questi nuovi potenziali plugin, questi nuovi potenziali recettori sui quali si riagganciano frequenze che prima non eravamo in grado di con le quali non eravamo in grado di connettere perché proprio questi recettori erano spenti, inutilizzati. C'è una parte del sistema che va a riattivare questi connettori attraverso i quali riceviamo informazioni che prima non eravamo in grado di processare. E informazioni relative a quello che invece nelle origini eravamo in grado di processare, ma che sono stati gradualmente, che sono caduti gradualmente in disuso per effetto di quelli che sono stati i meccanismi dominanti da un punto di vista strutturale di controllo rispetto al potenziale reale dell'essere umano come essere. A immagine e somiglianza del divino, quindi come sua incarnazione sul pianeta. Ecco che il ruolo dell'essere umano sta ritornando alla memoria dell'umanità stessa e che il ruolo dell'essere umano sta ritornando ad essere quello per cui l'essere umano stesso è stato creato. Una memoria della nostra divinità che si risveglia e della nostra del nostro ruolo attivo all'interno del panorama cosmico. Di quella che è la nostra responsabilità rispetto all'equilibrio del tutto, oltre che la nostra responsabilità rispetto all'equilibrio del nostro prossimo umano. Cominciamo a percepire che questa rete elettromagnetica che ci interconnette tutti a livello di individui, ma è interconnessa anche con quello che accade a livello universale e che quindi l'errore di un singolo ha un effetto di risonanza su tutti i punti della rete elettromagnetica e quindi sia su altri individui, anche a migliaia di chilometri di distanza, ma sia anche a migliaia di anni luce di distanza,
E in questo caso mi riferisco anche ai corpi celesti e a quelle che sono le emissioni elettromagnetiche, quindi le radiazioni che i corpi pulsano. E questo pulsare che è parola, che è comunicazione, è il linguaggio Morse delle stelle. Qui anche appunto ritorno anche al discorso dei raggi gamma come una forma di linguaggio delle stelle rispetto a noi e viceversa. Ma per non complicarla troppo, adesso lascerò questa introduzione e passerò direttamente alle carte che vengono portate come chiavi di riflessione e guida energetica. Sostanzialmente le carte sono degli strumenti con cui possiamo rilevare delle energie in termini di frequenza, quindi andarle a pescare sulla loro frequenza. Il cielo e la terra e al centro lo spirito e l'energia generale è quella della tarantola, elemento fuoco, sotto la quale c'è la libellula, elemento aria. Andiamo a vedere che la prima carta riferita al cielo è il falco. Il falco è quindi la visione dall'alto, l'occhio del falco che dall'alto vede e che sa individuare il bersaglio senza fallire la mira. Questo falco che è anche un po' un sagittario dal punto di vista della capacità di focalizzare quello verso il quale proiettiamo la nostra attenzione, di selezionare quello verso il quale proiettiamo la nostra attenzione. Questo falco è anche la nostra agilità, la nostra velocità nello scegliere dove focalizzare la nostra attenzione. Naturalmente ci parla di una visione dall'alto e nel mio caso io osservo spesso il cielo e spesso mi imbatto nei falchi, anche guidando, li trovo sorvolare la mia auto nel momento in cui anche le sincronicità vengono in nostro aiuto per riportare la nostra mente entro i giusti. Entro le giuste coordinate di azione, così da produrre un risultato costruttivo. Momento in cui le sincronicità riportano la nostra mente all'attenzione e ci ricordano di verificare che cosa stiamo sentendo in quel momento. Questo falco esce dal buio e va verso la luce. Esce dal buio e va verso il sole. Questo falco è anche una rappresentazione della prossima eclissi solare totale in Sagittario, un momento in cui la luce ritorna e quindi l'oscurità viene sollevata, anche la nostra visione risulterà cambiata. Dall'altro lato abbiamo la Terra con il procione che ci parla anche dei nostri bisogni primari, che
che ci parla anche di momenti in cui potremo trovarci ad operare nell'oscurità, ma ci ricorda l'aver acquisito familiarità anche con l'oscurità, ovvero che l'oscurità non ci spaventa, ma sappiamo che è un elemento naturale tanto quanto la luce. Il procione ci parla anche del nostro rapporto con la terra e con l'acqua, con le emozioni. E quindi un essere a proprio agio in qualsiasi tipo di stato emotivo, ovvero un non perdere i piedi da terra, anche nel momento in cui potremmo trovarci a vivere emozioni piuttosto intense. Ci ricorda che abbiamo acquisito già in questa preparazione finora, fatta da un punto di vista delle nostre esperienze, della nostra esistenza, la capacità di non perdere contatto con noi stessi, anche nel momento in cui emozioni molto forti sembrano travolgerci. Abbiamo imparato attendere che la tempesta emotiva passi senza cadere nel panico o nel terrore che sia uno stato definitivo e che non passerà più. Quindi abbiamo acquisito un equilibrio tra radicamento ed emotività. Abbiamo messo a terra le nostre emozioni. Quindi da un lato questo tipo di acquisizione e di capacità perfezionata, migliorata, compresa, interiorizzata, metabolizzata, in fase di metabolizzazione o in via di interiorizzazione per alcuni, ognuno secondo il suo percorso, i suoi tempi e i tempi divini del suo percorso. Ma da questo possiamo salire. E attraverso questo possiamo essere il falco. Oltretutto, il falco vede dall'alto il procione nell'ombra del sottobosco. E quindi noi stessi vediamo dall'alto noi stessi anche nei momenti più oscuri. Anche nei momenti in cui dobbiamo in qualche modo inventarci delle risorse, potremmo sentirci anche molto stanchi, molto più che scarichi, perché a differenza di altri tipi di passaggi energetici, questo passaggio energetico non è tanto un sentirsi scarichi, ma proprio un sentirsi stanchi, una stanchezza pura, un bisogno di riposo, di rilassarsi, di silenzio, di stare con se stessi. Al centro, tra queste due carte, c'è il serpente marino o Ouroboros. Il serpente marino, tra l'altro, da un punto di vista di astrologia antica, è collegato al segno del Capricorno, che era il mostro marino. Il serpente marino, in questo caso, è rappresentato come l'Ouroboros, ovvero il compimento del ciclo, l'eterno, la perfezione del piano divino, l'alfa e l'omega, quindi la fine di un'era, l'inizio di un'altra, la fine che si innesta nel principio, sia su scala cosmica che su scala individuale. E questo serpente marino, questo Ouroboros, l'alfa che coincide, l'omega che coincide con l'alfa, ovvero che diventa, come dire, la prima
tessera di un nuovo domino che va a richiudersi nuovamente dove è iniziato. È anche una nuova forma di vedere, di visione, di vedere. Il nostro occhio, la nostra prospettiva, la nostra visione come capacità di vedere, ma anche come proiezione ideale di ciò che vorremmo vedere, e anche la nostra visione come rivelazione che il Divino ci con la quale il Divino ci benedice nel permetterci di osservare una immagine che non appartiene alla tridimensionalità, che non appartiene a questa realtà, che non appartiene al nervo ottico e al senso della vista in senso stretto, ma è una visione che abbiamo attraverso il nostro senso il nostro terzo occhio, la nostra ghiandola pineale, una visione che quindi trascende questa dimensione fisica, che si trova proiettata in un piano di visione che è condiviso, che è condivisione con il progetto cosmico di elevazione della nostra anima, visioni che possono aprirsi a noi come rivelazioni. Dalla luna piena in gemelli con eclissi penumbrale verso la luna piena in eclissi, scusatemi, verso l'eclissi solare in Sagittario del 14 dicembre. Luna nuova in Sagittario. Visioni che si risvegliano dentro di noi. Messaggi che arrivano attraverso il nostro quinto senso. Il nostro quinto senso è la quinta essenza del nostro essere. Ed è un tipo di visione che ha al centro lo spirito, che viene simboleggiato e rappresentato con un cerchio in questa carta, e viene proiettato e diventa la proiezione diretta in perpendicolare, come angolo retto in senso di rettitudine della visione, proiettato nella profondità del senza tempo e dell'eternità. In questo schermo, mentre tutto fuori è legato a la gabbia spazio-temporale che ci hanno insegnato essere il nostro campo di azione, la nostra casa, la proiezione che dall'infinito scende alla nostra portata, è in una dimensione che è al di fuori, che è non solo è protetta ed è circoscritta in qualche modo, ma è circoscritta, apparentemente circoscritta dallo spazio-tempo, perché questa dimensione si sviluppa nella profondità e non per altezza e per lunghezza, o come dire nella bidimensionalità o nella tridimensionalità, si sviluppa nella profondità vera e propria, ovvero è nella sesta direzione, pensando al cubo. E quindi non è non andare lungo una linea a destra o a sinistra, o lungo un asse orizzontale o verticale, ma è un attraversare la dimensione formata da questi due assi e un penetrare all'interno, in questo stato di eterno presente dove si torna a essere un punto, questo punto che è il più alto,
che è oltre il velo, che è l'origine della creazione, che è il momento che precede la forma della creazione stessa, che è l'idea divina pura. Ed è come essere all'osservatorio, come si chiama, il planetario, e vedere aprirsi questa cupola sovrastante, e mentre si apre questo diaframma, questa cupola, vediamo in lontananza questa luna nuova in Sagittario, che diventa la proiezione diretta dello spirito divino. E questo Ouroboros va a rappresentarne, da un punto di vista solare, l'eclissi, ed è come il chiudersi e l'aprirsi di questo spazio sulla cupola stessa. Ed è un chiudersi e un riaprirsi alla verità del divino che risiede nella nostra dimensione. E del nostro esserne la proiezione. Ed è come finalmente un far tornare i conti, un far quadrare i conti tra la tarantola temuta, che nel suo essere ragno ci riporta alla tessitura della realtà, il fuoco come elemento, perché anche il desiderio della creazione, l'intrecciarsi di onde, di frequenze elettromagnetiche, di particelle, di onde in una rete che permette la creazione di mondi, la tarantola che è un risvegliatore che ci riporta anche all'idea uraniana di risveglio, un movimento rapido, veloce, nella tessitura creativa di un nuovo magico tappeto, un tappeto volante sul quale salire, che tessiamo per noi stessi. E che impariamo a guidare come veicolo di luce. E la libellula sotto la tarantola, con l'elemento del cielo, il triangolo che simboleggia il principio femminile e l'acqua, e quindi le nostre anche le nostre emozioni, il nostro corpo emotivo, la libellula che in sé simboleggia non solo una verità che trascende un'illusione, ma anche la linea genetica dell'umanità stessa. La libellula che in sé contiene anche tutti gli esseri umani che ci hanno preceduto nella linea del tempo cronologico. Ed è un rapporto tra i mondi, è una chiave di comunicazione tra un mondo e l'altro. È il nostro regno emotivo, che va a comunicare con le emozioni di chi ci ha preceduto. È il nostro corpo emozionale che raccoglie le gocce di verità disperse nel tempo.
È il cielo che riempie di emozione il vaso. È acqua che dall'alto scorre verso il basso, acqua di vita, acqua di salvezza, acqua di rinascita, acqua attraverso la quale incarnare il proprio nome, come strumento di riconoscimento, di identificazione. È la verità della comprensione che non siamo la nostra emozione, ma siamo noi stessi. Sopra il nostro corpo emozionale, sopra il nostro corpo mentale, sopra il nostro corpo fisico. Non siamo, l'emozione non è il nostro controllore, l'emozione non è il nostro nemico eventualmente, neanche il nostro amico. L'emozione è uno stato funzionale a un passaggio di stato, chimicamente parlando, funzionale a un'evaporazione, a un'esalazione di ciò che è tossico e a una distillazione di ciò che è benefico, salvifico, salutare. Quindi questa libellula che è guarigione dalle nostre emozioni, che è riequilibratura attraverso la prontezza della nostra tessitura creativa, di quelle che sono le correnti e le maree emotive, e quindi un maggiore controllo, ovvero più che controllo, una maggiore consapevolezza della loro intrinseca proprietà oscillatoria. Quindi non è, diciamo, il nostro punto di focalizzazione non è più l'emozione stessa o lo stato di oscurità, ad esempio, di un'emozione negativa, ma la capacità di trasmutarla, ovvero la soluzione attraverso la quale siamo capaci di trasformare il buio in luce nel momento in cui lo riteniamo necessario, nel momento in cui pratichiamo diversi stati emozionali. Allora uno stato di impotenza che si trasforma in potere attraverso una chiave creativa che andiamo a scovare. Non ci addossiamo l'emozione come una maschera, non facciamo di quell'emozione il nostro volto, non facciamo di quell'emozione il nostro nome, perché come tutto è contenuto in Dio, tutto il potenziale in noi anche è contenuto e possiamo essere tutto ciò che scegliamo e decidiamo di essere, tutto ciò sul quale ci fermiamo identificandoci per nome. Attenzione a che nome usiamo con noi stessi, come ci chiamiamo. Andiamo a vedere il significato dei nostri nomi anche in questa incarnazione, i nomi che ci sono stati dati, perché nulla è per caso, perché la conoscenza e la sapienza superiore muove i fili delle nostre scelte a volte, nel senso che le nostre scelte nella grandezza del piano divino, e quindi le scelte anche di chi ci precede, di chi ci ha preceduto, erano funzionali alla comprensione di chi sarebbe succeduto in quel momento presente in cui se ne rende conto.
e che è tutto perfetto, che non esiste errore se non nella nostra presunta, se non nella nostra presunta facoltà di giudizio, tanto relativo quanto la nostra visione della verità. Quindi nella giustizia di tutte le parti che risiede il giusto sovrano e che riacquisiamo la sovranità. Andiamo a vedere su questo falco colui che raccoglie. Ricordiamo anche che il 21 di dicembre è il solstizio di inverno. La congiunzione di Saturno e di Giove avviene al solstizio d'inverno. Questa carta di colui che raccoglie e che quindi raccoglie le informazioni e che è in grado di convogliare le informazioni e che ha anche la capacità di riportare all'unione parti frammentate, ovvero questa carta del Gatherer col numero 21. Carta che ci parla di questo momento autunnale, novembre, le zucche, i petti rossi che cominciano a mostrarsi annunciando l'arrivo del freddo, questo falco su cui esce questa carta, quindi questa carta di terra che esce a chiarire il cielo, e questa nostra capacità di riunire le parti frammentate che avviene attraverso una nostra visione dall'alto. Poter vedere i pezzi sparsi di noi stessi e cominciare a riavvicinarli. Avere pronti quelli che riusciamo a trovare giornalmente sul nostro tavolo, perché presto, non ancora, ma presto saremo in grado di ricostruire l'immagine del puzzle nel momento in cui ci viene dato senza la scatola che era, che con l'immagine già già stampata, già prevista o prevedibile, raffigurata su un coperchio. In questo caso stiamo raccogliendo pezzi sparsi nel milioni di anni dell'umanità. Non abbiamo idea di quella che sarà l'immagine finale, perché non ci è dato, perché non sarebbe funzionale sarebbe come metterci a fare un esame con la soluzione scritta dietro il foglio. Ecco, raccogliamo le informazioni, raccogliamo le energie, raccogliamo i messaggi, siamo capaci di ascoltare, prendiamo nota di quelle che sono le nostre tendenze, attitudini, inclinazioni, sensazioni, percezioni, amplificazioni, giudizi su noi stessi, valori, valutazioni che facciamo di noi stessi, le mettiamo tutte in fila qui e poi ci chiediamo: ma sulla base di che cosa io mi assumo il diritto, o come dire, mi arrogo il diritto di esprimere un giudizio in una visione che sfugge totalmente nella sua complessità alla mia piccola porzione di, al mio piccolo fazzoletto di terra, al mio piccolo orticello, un momento in cui la terra non è piatta ma è rotonda. Valutazione numero 21 che esce a rafforzare l'idea, da un lato, del avere una stella guida da un punto di vista del nostro rapportarci, del nostro relazionarsi a una visione maestra. Il 21 ci parla anche numericamente di Horus,
figlio di Iside Osiride, Horus come incarnazione dell'uomo cosmico presso gli antichi egizi, l'Adam Kadmon dell'Egitto, l'essere illuminato, il bambino sacro che viene a guidare l'umanità, salvato e portato in elevazione fra le antenne, le corna del toro e della Dea Madre tra le braccia della Dea Madre che lo offre e fra le braccia della Dea Madre che riceve il sole e in questa ricezione genera il frutto, Horus come prodotto dei due estremi, come pilastro di verità centrale, come questo pilastro di verità centrale, così come la libellula anche da un punto di grafico, da un punto di vista grafico ci ricorda le otto zampe della tarantola che ci riportano non solo alla stella Venere, ma anche all'antica rappresentazione otto raggi del sole, scusatemi. Questo no, questo no, l'antica rappresentazione del sole era sette raggi. Ci riportano a Venere, ma ci riportano a Sirio, da un punto di vista rappresentativo. Sirio, collegato al numero 21, da un punto di vista numerologico, è collegato a Horus, è collegato alla lettera ebraica Shin, come elemento il fuoco, così come in questa carta della tarantola, la stella fiammeggiante, associata al Cristo, in molte chiese la vediamo rappresentata. L'aquila che esce sul serpente marino, altro la pace, altra carta celeste, la visione di nuovo che viene portata in evidenza anche numerologicamente dal numero di questa carta che è un numero 16 ed esce su questa visione del serpente marino del quale si è parlato, l'aquila come regina del cielo, quindi dal falco all'aquila un ulteriore livello di maestria, per quanto entrambi maestri, ma diciamo ognuno secondo le sue modalità. L'aquila può sicuramente rispetto a un falco afferrare la visione, afferrare anche prede molto più pesanti da un punto di vista di pesi, di gravità, di prede molto più grandi in termini di consistenza, di ingombranza. Quindi diciamo che anche la sua capacità di recuperare risorse e nutrimento è più lungimirante, è più rivolta a un lungo termine. L'aquila può, come dire, provvedere per se stessa, per il suo nido, per la sua famiglia, cibo a lunga durata, a lunga scadenza. Quindi in qualche modo ci parla di acquisizione di visioni e di concetti, chiarificazioni, consapevolizzazioni che vengono consolidate per un nutrimento a lungo raggio, nella proiezione di un futuro largo. E quindi abbiamo il presente, abbiamo una energia rapida di movimento della risorsa nell'immediato, che è la nostra anche canalizzata anche dalla nostra capacità di raccogliere
informazioni, indizi, fonti, risorse di nutrimento. Nutrimento ovviamente si intende non solo nutrimento del nostro corpo fisico, nutrimento del nostro corpo emotivo, del nostro corpo mentale, del nostro corpo di luce, del nostro corpo eterico. L'aquila agisce sul lungo raggio, nel compimento dei cicli. L'aquila è questo puntino in alto che vediamo dalla cupola aperta. Un puntino vola così in alto che a volte è solo un punto nero nel cielo. Sull'oscurità della terra, sul piccolo procione, orsetto lavatore, che provvede anch'esso la sua conservazione attraverso la raccolta del nutrimento e la sua purificazione, esce la magia come elemento, col numero 33, a parlare e a rafforzare l'idea del compimento di un ciclo e l'inizio di un altro, ma anche la manifestazione del divino in terra. 33 naturalmente associabile al numero di anni di Cristo, il momento in cui la sua vita di uomo giunge al termine e si manifesta la sua natura divina attraverso la risurrezione. 33 riducibile a un 6 che ci porta nuovamente al pilastro centrale dell'albero della vita, quel pilastro di congiunzione fra gli estremi che è la via di mezzo, è la via regale, è la verità, è la libellula che ci eleva verso la visione di quel punto. E quindi questa libellula che va a diventare il punto stesso e che è l'aquila allo stesso tempo. Una nuova in Sagittario, l'aquila, maestra del cielo. Energia generale, il fuoco nuovamente che esce sull'energia generale della tarantola, anch'essa fuoco. Pianeta Marte, il Sole, protagonisti, Marte diretto nell'Ariete, l'equilibrio termodinamico di cui si parlava, ovvero il calore che serve al nostro elevarci e dall'altro, come accennato rispetto alla Luna piena in Gemelli e all'eclissi penumbrale in Gemelli, la necessità in cui quando si arriva al nostro massimo di calore producibile, l'aiutarsi rilasciando le zavorre per procedere nel percorso di elevazione sotto il fuoco, ad accompagnare la libellula che era sotto la tarantola, esce la luna. La luna con i suoi cicli, principio femminile anche che ritorna a far udire la sua voce dopo secoli di dominio di strutture patriarcali, se così possiamo dire. Comunque anche secoli in cui il principio femminile era stato messo a tacere, e qui non mi riferisco alle lotte del femminismo, a questo genere di diatribe tra sessiste, ma alla capacità creativa come prerogativa del divino che si esprime simbolicamente attraverso il femminile. E nonché alla caratteristica ciclica,
oscillatoria della nostra struttura anche fisica, il nostro respiro, il nostro cuore, la pulsazione, sistole, diastole, inspirazione ed espirazione, alta marea, bassa marea, l'alzarsi, il caricarsi dell'onda, il suo rompersi sulla riva, il nuovo carico dell'onda, il suo quindi l'andare avanti e il tornare indietro, il principio dell'altalena, che fa parte di questa manifestazione fisica, attraverso la, di questa manifestazione fisica che stiamo sulla via di trascendere, ovvero da questa idea ciclica ci stiamo proiettando verso un altro tipo di struttura dimensionale, che non è circolare, ma che è costruita, che va per altezza, che diviene tronco d'albero della vita, e quindi non è più un albero della vita piatto, basato sull'intersezione e semplicemente sull'intersezione delle circonferenze che costituiscono i bacini di creazione della rete elettromagnetica, ma è un sovrapporsi di dimensioni in tutte le direzioni, è frattale come tipo di percezione. E le nostre cellule, il nostro corpo sottile, il nostro DNA stanno già essendo calibrati per ricevere questo nuovo tipo di sensorialità. Quindi è ovvio che la nostra proiezione, la nostra prospettiva di quella che è la realtà che abbiamo di fronte quotidianamente cambierà, che le nostre priorità cambieranno, che i nostri valori, che i veri valori saranno restaurati, e che ci proietteremo e ci eleveremo dall'idea della come dire, di una vita finita in se stessa, mortale, a un'idea di eternità e di infinitezza o infinità, se si dice. Numericamente su questo livello abbiamo il 3, il 9, scusatevi perché ho detto il 9, non lo so, però ci fa piacere. Ah, sì, ho saltato già direttamente al 9 perché abbiamo il 21 con un numero 3, il 33, quindi 333, 336 e 39, il 7 dell'Aquila, e quindi un rafforzarsi, un raddoppiarsi del numero 16, perché 9 più 7 ci porta 16, e quindi un 7, il numero 19 riducibile a un 10 con l'elemento del fuoco, l'essere umano nella sua l'eterna fiamma vitale, il secondo chakra e il plesso solare che lavorano congiunti per elevare l'intelligenza contenuta nel nostro cuore fino a che da questo punto raggiunga il nostro cervello e il nostro campo mentale. Fuoco che eleva, termica da cavalcare come aquila e come falco, 7 più 1, 8 da un punto di vista numerico, e unito a questo 37, che di nuovo ci ridà un 10, e quindi fuoco e acqua, fuoco e acqua, la luna e la libellula, e quindi da 8 andiamo a 9, e con il 9 siamo al compimento di un livello sul percorso di ascensione, sul percorso di elevazione della coscienza e di preparazione spirituale verso la quale siamo chiamati. Naturalmente
questo 9 ci riporta anche al quadrato del 3, ovvero ad una amplificazione in potenza delle caratteristiche di equilibrio del numero 3 come triade. 3, 6, 9, la triplice triade e quindi la perfezione di tutti i piani e dimensioni, cioè l'equilibrio che si raggiunge in tutti i piani e dimensioni. Da un punto di vista di albero della vita ci riporta, partendo dal basso e andando verso l'alto, così come agisce il fuoco per farci elevare e diventare aquila e falco e osservare dall'alto il pianeta e la visione, quello che è al centro del pianeta, ovvero il cielo e l'infinito e l'eternità, nel nucleo infuocato del pianeta Terra c'è un punto in cui c'è aria, ovvero gas, e cielo, e l'aquila trapassa queste dimensioni. Noi la vediamo dall'alto e allo stesso tempo siamo dall'altra parte, oltre il velo. Partendo dal basso verso l'alto, ecco che nelle fondamenta c'è equilibrio. Equilibrio tra la nostra maestà, nostra sovranità su noi stessi e un suo giusto governo che la porta avanti. Nel nostro cuore l'equilibrio che è dato dallo giusto uso di rigore, di legge, di forza, di limite, l'applicazione di quelli che sono i confini e la fertilizzazione di un tipo di approccio, di prospettiva, di amore infinito e incondizionale, di amore misericordioso, di grazia, e convergono nel nostro cuore. Quindi dalle fondamenta andiamo verso il nostro cuore e qui dal nostro cuore ci riagganciamo al chakra della parola e andiamo verso le nostre corna, le nostre antenne che hanno sapienza e comprensione, l'aver compreso determinati insegnamenti e messaggi anche più sottili attraverso la nostra percezione, e qui in cima la nostra cupola dove si apre la visione, il divino coronamento di questo nostro essere finalmente multidimensionali, frattali, e sentirlo e viverlo. Con questo lungo messaggio vi saluto e vi auguro una buona giornata e grazie per l'ascolto, per la visione e per la pazienza.